Buongiorno a tutti, sono Paolo Zoni, sono National Account Manager per quanto riguarda la linea footwear di Salomon e sono a presentarvi la nuova scarpa entrata nella famiglia S-Lab, che è la S-Lab Sense Ultra 2. È una scarpa sviluppata con il nostro atleta di punta e uno dei migliori al mondo atleti per quanto riguarda le gare di Ultra Distance, che si chiama François Danet. L'anno scorso abbiamo lanciato la prima versione della Sense Hub Ultra, quest'anno abbiamo un ulteriore sviluppo con la versione 2. Quali sono le caratteristiche principali di questa scarpa rispetto alla versione precedente? Che abbiamo cambiato praticamente tutto il mesh della scarpa, questo per offrire al corridore, all'atleta, una maggiore protezione. Abbiamo cambiato completamente lo chassis, abbiamo un drop di 9 mm e abbiamo inserito all'interno dell'avampiede uno strato in EVA per offrire all'atleta un miglior cushioning, quindi una miglior sensibilità sui terreni molto più accidentati. La suola, come vedete, è studiata per avere un ottimo grip su terreni particolarmente difficili o bagnati, con una mescola che permette di avere veramente un'alta aderenza. In più abbiamo il profil film lungo tutta la lunghezza della suola, in modo da dare rigidità torsionale alla scarpa. È stato migliorato quello che è il SensiFit per offrire una miglior chiusura sul collo del piede, in modo che specialmente in discesa non abbiamo escursioni all'interno della scarpa, quindi non abbiamo problemi di andare a sbattere sulla punta della scarpa. Naturalmente abbiamo il quick lace e il sottopiede ortolite all'interno. Cosa molto importante è lo studio dei colori. Non è solo un discorso cromatico, ma rispecchia quello che è le varie fasi di una gara di ultra distance. Abbiamo la parte viola che sta a indicare praticamente la fatica, il fatto di essere collegati con la mente. Poi pian piano sfuma sul rosso, dove pensiamo solo al nostro corpo, agli ultimi chilometri da fare. E infine la parte rossa, la parte anteriore, abbiamo raggiunto l'obiettivo praticamente, il fatto di essere arrivati alla fine di una gara di ultra distance.